Benvenuto su Fiscal Time, rubrica tributaria del mio canale YouTube. Sono Carlo Alberto, avvocato fiscalista e fondatore di myaccounting.it. Per essere sempre aggiornato su contenuti utili alla tua impresa e necessari per la tua professione, lascia un like, iscriviti al canale ed attiva la campanella. L'argomento di questo video è affrontato dalla consulente fiscale Denisa Orucci. Creare video è da sempre la tua passione? Hai fatto crescere le tue capacità con corsi professionali e adesso vorresti fare di questo il tuo lavoro? Bene, ti aiutiamo a capire come fare sia dal punto di vista fiscale che previdenziale. Vediamo quindi in questo video l'inquadramento se da libero professionista o artigiano, i contributi previdenziali e il regime fiscale da applicare. La prima domanda che è necessario porsi è se il videomaker sia un artigiano o un libero professionista. Questo perché dal punto di vista fiscale essere inquadrato in una o nell'altra categoria comporta diversi oneri fiscali. In ogni caso rispondere a questa domanda non è così semplice come sembra, perché il videomaker è una di quelle figure che può essere inquadrato sia come libero professionista che come artigiano. Il primo fattore di differenza lo si trova quindi tra la figura di realizzatore oppure di consulente, ovvero tra chi fornisce solo consulenza sulla realizzazione del video oppure chi lo realizza di fatto. Il primo sarà quindi un libero professionista, mentre il secondo potrebbe essere inquadrato come artigiano. In questo secondo caso saranno quindi da analizzare altri fattori per definire l'inquadramento corretto. Vediamo adesso qual è il regime da adottare per un videomaker. I regimi contabili che si possono adottare sono tre: il regime forfettario, il regime semplificato e il regime ordinario. Se si è quindi in possesso dei requisiti di accesso, si potrebbe adottare il regime forfettario, che è un regime di vantaggio, quindi agevolato. In mancanza invece dei requisiti per il regime forfettario, è inevitabile la scelta del regime in contabilità semplificata. In questo caso il reddito deriva dalla differenza dei ricavi e dei costi sostenuti e su questo sarà applicata l'IRPEF a scaglioni come previsto dalle normative. Inoltre il lavoratore sarà soggetto ad IVA e dovrà emettere fattura in formato elettronico. Il libero professionista invece in fattura dovrà indicare anche la ritenuta d'acconto del 20% che dovrà versare il destinatario del servizio per suo conto. Successivamente il libero professionista recupererà queste ritenute in fase di dichiarazione dei redditi, sottraendo dalle imposte dovute l'importo totale delle ritenute d'acconto. In caso di superamento delle soglie previste, quindi di 400.000 euro per la prestazione dei servizi e di 700.000 euro per le altre attività, si passa da regime in contabilità semplificata a regime ordinario con contabilità ordinaria. Per quanto riguarda invece i contributi previdenziali, ci sono delle sostanziose differenze tra liberi professionisti ed artigiani. Gli artigiani sono obbligati ad iscriversi alla gestione artigiani commercianti INPS, che prevede il versamento dei contributi fissi su un reddito fino a 15.900 euro circa, di 3.800 euro circa diviso in 4 rate trimestrali di 960 euro. Per i redditi eccedenti il minimale ci sono tre fasce con aliquote diverse. Vediamo insieme questa tabella. Come possiamo vedere, fino a 15.953 euro di reddito, i contribuenti di età inferiore ai 21 anni devono versare contributi fissi minimali per 3.500 euro circa, mentre gli artigiani di età superiore ai 21 anni ne devono versare circa 3.800. Cosa succede se il reddito prodotto nell'anno supera i 15.953 euro? In tal caso si applicano le aliquote previste per le fasce di reddito superiore, ovvero fino a 43.379 euro si applicherà l'aliquota di 21,90% per i contribuenti under 21, mentre per quelli di età superiore ai 21 anni si applicherà l'aliquota del 24%. Per la fascia di reddito da 47.379 euro fino a 78.965 euro invece le aliquote saranno del 22,90% per gli under 21 e del 25% per gli altri contribuenti. Infine, per l'ultima fascia, cioè quella fino a 103.055 euro, c'è da fare una precisazione, ovvero che questi contributi non sono dovuti per i soggetti in possesso dell'anzianità contributiva al 31 dicembre 1995, mentre per i soggetti privi di anzianità contributiva andranno versati contributi sempre con aliquota 22,90% per i contribuenti di età inferiore ai 21 anni e del 25% per gli altri. I contribuenti in regime forfettario hanno diritto a richiedere una riduzione del 35% dei contributi, sia sul minimale che quelli eccedenti il minimale. I videomaker che operano invece come liberi professionisti sono tenuti all'iscrizione alla gestione separata INPS e applicano quindi un'aliquota del 25,72% sul reddito. Come abbiamo visto, l'inquadramento del videomaker non è così automatica come per altre professioni. Si consiglia quindi di rivolgersi ad un esperto fin dall'inizio, sia quindi per le pratiche iniziali che per la gestione della tua contabilità. I temi legali e fiscali sono complessi ed in continuo aggiornamento. Variano da caso a caso, da persona a persona. Proprio per questo è facile cadere in errore.
Insieme ai professionisti di myaccounting.it ho messo a disposizione un primo contatto gratuito per aiutarti e guidarti nelle tue scelte imprenditoriali. Ti basterà solo cliccare nel primo link che trovi qua sotto in descrizione. Ti aspetto e ci vediamo al prossimo video.